Noi abbiamo più o meno fatto alcune piccole rilevazioni in questi ultimi tempi, diciamo c'è all'incirca un aumento del 20% delle richieste e delle persone che vengono, e soprattutto il vero problema è legato al fatto che quelli che vengono oggi a chiedere aiuto non sono persone senza lavoro, ma sono persone che pur conservando il lavoro che avevano prima, che continuano ad avere adesso, hanno estrema necessità di essere aiutati ad arrivare a far fronte a tutti gli impegni che la vita personale o quella della famiglia richiede. E in questi ultimi 2 o 3 mesi noi abbiamo visto la presenza di almeno 25 nuclei familiari che vengono alla mensa a prendere cibo anche per i bambini, insomma, che è una cosa che è sempre stata presente, ma in maniera molto molto più ridotta rispetto ad oggi. Oggi 25 famiglie con minori, quindi si tratta di circa una 65-70 minori, è una cosa che colpisce, ecco, cioè questo è veramente il segnale di un malessere, di una difficoltà che arriva a colpire tutti e purtroppo anche le persone che un lavoro ce l'hanno.